Supponiamo di aver redatto un computo con un prezzario che ai sensi del DM 13 luglio 2022, riporta nel codice di tariffa il prefisso che individua, regione, e anno. E che l'anno dopo, pubblicata la nuova edizione del prezzario, nasce l'esigenza di aggiornare i prezzi del vecchio computo. Normalmente, questa operazione viene eseguita con la funzione aggiorna voci EP. Tale funzione prevede però che le voci del computo e quelle del nuovo prezzario abbiano almeno un campo uguale. Di default il campo utilizzato per il confronto è la tariffa, ma nel nostro caso risulta diversa, a causa del prefisso che indica l'anno. Non avendo altri campi in comune, anche la descrizione potrebbe essere leggermente diversa, puoi procedere nel modo seguente. Selezioni la pagina Elenco prezzi. Attivi la barra della ricerca dinamica, e clicchi il bottone Trova e sostituisci. Nel campo Trova, inserisci il prefisso del codice di tariffa del vecchio prezzario. E nel campo Sostituisci con, inserisci il prefisso presente nel nuovo prezzario. Scegli anche di operare solo nella colonna Tariffa, e clicchi su Sostituisci tutto. In questo modo, i codici di tariffa del tuo computo risulteranno uguali a quelli del nuovo prezzario. E potrai aggiornare i prezzi con la funzione Aggiorna voci EP.